Allora, ragazzuoli, premetto che io non avrei voluto farvela vedere sta cosa. Cioè, l'idea inizialmente era di fare una sua, un piccolo tutorial come faccio di solito, ma poi mi sono detto, può confondere le idee a chi sta studiando e sta iniziando adesso e magari segue gli step nell'ordine giusto, quindi Diego, Daniele, eccetera, eccetera. State studiando le triadi nei primi quattro tasti, rimanete a studiare le triadi nei primi quattro tasti, non vi buttate a fare questo adesso, è inutile, ok? Era semplicemente un modo simpatico con cui volevo discutere di quello che è emerso un pochino ultimamente, no? Soprattutto l'altro giorno quando Gianluca ha postato questo software che lui ha fatto per visualizzare i core tones sul manico. E giustamente Diego ha detto: io preferisco ricavarmeli. Bravo Diego, perché non c'è altro modo di impararli. Marco era d'accordo, io ero d'accordo. Fondamentalmente, farsi gli schemi, appendersi al letto, usare i software, usare le tablature per queste cose è veramente utile. Voglio usare sempre, parafrasare sempre Marco, quanto un rubinetto che perde, purtroppo. Perché se non ci si ragiona e non si ricavano in qualche modo e non si smanica questa roba ragionando e pensando le note, è veramente praticamente quasi impossibile impararla davvero. E poi figuriamoci, sono stato io il primo che all'inizio si faceva le leggende colorate e le attaccava al muro con tutte le note sui tasti, però insomma mi accorsi quasi subito che era abbastanza inutile, tanto è vero che non è che propongo questo tipo di approccio agli allievi, ma propongo, come ben sapete, tutt'altro approccio. Uno degli approcci che propongo è proprio questo, ovviamente non subito, con calma, perché prima impari le triadi, le memorizzi, memorizzi le note, memorizzi le diteggiature, tutte le diteggiature possibili, poi parliamo di rivolti su tutto il manico. Alla fine, se uno vuole, c'è anche questo sistema che è simpatico per capire se veramente io quando suono penso, ovvero una volta che ho imparato le triadi, cioè se il mio pensiero segue la mano oppure no, perché qua come la testa si stacca dalla mano, fra virgolette, nel pensare le note, in questo esercizio sbagli, non c'è niente da fare. A me, diciamo, sono il primo a cui capita che come mi distraggo un attimo, spesso sbaglio, insomma, perché non è facile memorizzare una geometria di questo tipo, perché è una geometria in continua variazione. Detta tutta questa roba, io comunque vi spiego il criterio famoso che c'è dietro, che è molto utile per studiare qualsiasi tipo di aggregato intervallare, diciamo così, anche pentatoniche, anche scale, volendo, anche se non è proprio il massimo della vita, perché fare una scala con questo criterio, tutte le scale con questo criterio, richiede veramente un impegno allucinante, però è fattibilissimo. Però, ecco, io vi spiego il criterio che c'è dietro, non vi buttate tutti a farlo, parlo soprattutto di quelli che stanno studiando con me. Con Marco, non so a che punto state, insomma, seguite le cose passo passo. Questi sono solo degli input così che vi diamo per spronarvi a pensare, a ragionare, ok? E non cedere ai vari tutorial, ai vari schemini e adesso anche ai software, grazie a Gianluca. Allora, il criterio è molto semplice. Rispondendo a Diego, si parla di quarte come intervalli delle toniche delle triadi, no? Quindi io ragiono do, fa, si bemolle, mi bemolle, eccetera, eccetera, no? Quindi do, fa, preso qui, si bemolle, mi bemolle, la bemolle, preso qui, re bemolle, sol bemolle, si, mi, la, re, sol. Queste sono tutte le quinte, no? E poi si torna al do. Quindi il circolo è sempre questo. Come l'ho fatto, fondamentalmente? Come ragiono? Guardate bene. Allora, prima di tutto ci sono i famosi primi quattro tasti con la corda a vuoto, che è quello che state facendo più di uno di voi, no? Diego, eccetera, eccetera, Daniele e compagnia. Forse Diego ancora non mi ricordo se le stai già facendo, comunque forse stavamo lavorando prima su altre cose, comunque le farai a breve se non è così. Allora, do, mi, sol, penso le note, fa, scelgo sempre la tonica di partenza più bassa, più grave che ho, cioè fa non lo vado a fare qui. Ma lo vado a fare qui perché ho il fa grave, quindi privilegio il fa grave. Quindi fa, la, do, si bemolle, re, fa, mi bemolle, sol, si bemolle, eccetera, eccetera, la bemolle, re bemolle, sol bemolle, si, mi, con la corda a vuoto, la, re,
Sol. Adesso devo tornare sul Do. E qua l'hack è in questo punto, seguite bene. Nel momento in cui ribatto la prima triade, è come se togliessi un tasto da sotto e l'aggiungessi sopra, quindi mi sposto effettivamente cromaticamente, ma non cromaticamente, è come se cromaticamente si spostasse il mio campo d'azione. Ok? Ragiono sempre 5 tasti per volta. E ovviamente nei primi 4 tasti è come se fossero 5, perché la corda vuota è come se fosse un tasto. Quindi che succede? Quando ribatto il Do, non posso più suonare le corde a vuoto, ma mi devo spostare un tasto avanti. Posso però prendere il quinto tasto. Quindi che succede? Faccio tutto così. Do, il La lo vado a prendere sempre grave, il Fa, scusate, lo vado a prendere sempre grave perché ce l'ho, ma non posso più farlo con la corda a vuoto, lo devo fare quindi con un'altra lineggiatura che è 1, 4, 2. Chiaro? Queste le faccio uguali. Il Mi non lo posso più fare con la corda a vuoto, lo devo fare qua. Ok? La, Sol. Sto per ribattere la terza volta il Do. Seguo anche il primo tasto e mi sposto ancora un tasto avanti. Quindi sarà Do, il Fa questa volta sopra, il Si bemolle. Chiaro? Questo era il giochino fino ad arrivare qui a questo Do. Poi uno potrebbe dire è finita qua, ma volendo, chi è più ardito può pure fare tutto all'inverso. Quindi partendo da qua, triade discendente, stavolta non per quarte ma per quinte. Ok, partendo invece che ragionare sempre con la corda più grave, la nota più grave a disposizione, la nota più alta a disposizione. Giocare, insomma, sono tutte cose che richiedono un pensiero che è collegato alla mano. Ovviamente non vanno fatte tutte insieme, assolutamente. Io ci sono arrivato a farle, ma già se io, per esempio, la prendo per step, ovvero, che ne so, l'ho studiata nei primi 4 tasti. Oggi me ne studio senza la corda a vuoto, nei primi 5 tasti senza la corda a vuoto, e rimango là a ragionare di tutte le diteggiature che c'ho in quei 5 tasti. Il giorno dopo me ne studio ancora un tasto avanti. Aggiungo piano piano un pezzetto, mai buttarsi a fare tutto insieme perché si va in crisi e non ci si capisce una mazza. Se si vuole, insomma, si può praticare così e ovviamente puoi applicare questo a qualsiasi cosa, alla triade minore, eccetera, eccetera, alla pentatonica, eccetera, eccetera. Insomma, ce n'è da divertirsi, ragazzi, volendo esplorare davvero la tastiera. E quello che bisogna riscoprire è il piacere di sedersi col proprio strumento in mano e basta, spegnendo internet, spegnendo i tutorial e spegnendo anche i software. Scusami Gianluca se lo dico, ma è anche così. Le scorciatoie su queste cose non ci sono. Bisogna semplicemente trovare il piacere della pratica pure di cose noiose, fra virgolette. Ok? E questo era quanto. Lo so, sono stato un po' pesante stamattina, forse, ragazzi, però. Lo facciamo sempre nell'ottica di aprirvi gli orizzonti, ok? Mai nell'ottica di farvi vedere quanto siamo bravi, anche perché, insomma, le stronzate siamo i primi a farle. Buono studio e buona settimana!